Davanti a 2.500 spettatori all'Aquila basta un guizzo di Henry Sciba al nono della ripresa per piegare la resistenza di un buon Castelnuovo Vomano e fare un ulteriore passo verso la promozione in Serie D. Al Gran Sasso a Concia la cronaca si apre prima del fischio d'inizio con il minuto di raccoglimento in memoria della bandiera rosso-blu Aldo Di Bitonto. Poi si gioca al quarto un tentativo ospite con Boito direttamente da calcio d'angolo, sfera sull'esterno della rete. L'Aquila replica al 19° traversone da destra smanacciato da Palermo che poi si ripete sul colpo di testa ravvicinato di Sciba. Minuto 24, doppio tentativo aquilano griffato Corticchia. Il primo viene rimpallato fortuitamente da Sciba. Sul secondo invece c'è la parata di Palermo, ma il gioco era stato fermato per un tocco di mano di Sciba. Poco prima della mezz'ora, sempre lato l'Aquila, Capitan Brunetti va in progressione, crossa verso il centro dell'area, colpo di testa in tuffo di Sciba. Palermo respinge. Il Castelnuovo Vomano torna a farsi vedere in avanti al 37°, punizione centrale di Boito, Mascolo blocca a terra. Ripresa 9 minuti e l'Aquila sblocca il risultato. Lancio lungo di Brunetti, ma se ti aggancia e si porta avanti il pallone superando 30 coste, va sul fondo e mette in mezzo. Sciba centro area si fa trovare pronto e con il piattone non lascia scampo a Palermo. La risposta del Castelnuovo Vomano arriva al 12° con un tentativo di 30 coste. Che non trova il bersaglio grosso. 7 minuti più tardi il neo entrato Marchionni va via sulla sinistra, in orizzontale serve Massetti, sinistro di prima intenzione di poco alto. A metà frazione occasionissima per il Castelnuovo Vomano, Mascolo ostacolato da Cassese non blocca un pallone, agevolando così il tentativo del neo entrato Dublino, al quale l'estremo difensore aquilano poi si oppone in tuffo. Minuto 24, Sciba ci prova dal limite dell'area, Palermo blocca. 180 secondi più tardi sul fronte opposto Dublino ruba palla a Corticchia sulla sinistra, entra in area e pennella un tiro a giro velenoso disinnescato dal volo plastico di Mascolo. Dopo un tiro di Massetti respinto con i pugni da Palermo, nel finale il Castelnuovo Vomano rimane in 10. Sciarretta al limite dell'area trattiene vistosamente il neo entrato Alessandro lanciato a rete e si vede combinare il rosso diretto. Sulla susseguente punizione lo stesso Alessandro scheggia l'incrocio dei pali. Minuto 42 di Norcia in buca per Marchionni che batte di piatto cogliendo in pieno la traversa. Nel recupero il Castelnuovo Vomano alza il baricentro alla ricerca del pari, ma non riesce a trovare sbocchi offensivi ben arginato dalla retroguardia aquilana. La partita finisce quindi 1-0. L'Aquila mantiene quindi 10 punti di vantaggio sul Giulianova e quando mancano 4 giornate alla fine del campionato vede ormai vicinissimo il traguardo della promozione in Serie D. Innanzitutto bisogna fare i complimenti a loro perché, come l'avevo visto nel video, l'avevo detto ieri, che è una squadra che è nettamente migliorata, e quindi bisogna fare complimenti all'allenatore in primis, perché è una squadra ben messa in campo, una squadra che gli auguro di salvarsi, perché tra l'altro Federico è un amico, quindi gli auguro con tutto il cuore. Per quanto riguarda noi, abbiamo avuto tante situazioni dove potevamo fare gol, non l'abbiamo fatto oggi. Poi abbiamo fatto il gol meritatamente, poi a parte la sofferenza finale su 2 calci d'angolo, 3 calci d'angolo consecutivi, la squadra ha mantenuto, ma sono le partite di fine campionato quando vedi l'obiettivo vicino, quindi pensi a portare a casa il risultato, perché è la cosa più importante. L'avevo detto ieri, oggi bisognava vincere in tutte le maniere, perché era un passo importante che ci avvicina veramente alla Serie D. Penso che oggi siamo a 1 centimetro dal traguardo, perché credo su 4 partite abbiamo 10 punti di vantaggio, credo che è un bottino veramente importantissimo e meritatissimo, perché poi i ragazzi hanno fatto un percorso straordinario, figlio di tante situazioni dove la squadra è stata sempre sul pezzo, ha sempre continuato a giocare, anche oggi ha tenuto duro nonostante siamo alla fine, quindi mentalmente inizia a fare pensieri diversi, pensi alla festa, quindi la squadra sta ancora sul pezzo e sono contento. Vincere questi tipi di partite con squadre che si vengono a giocare la vita, sono risultati molto importanti che danno continuità a quello che abbiamo fatto dall'inizio dell'anno. Da dopo Città Sant'Angelo qualcosa è cambiato. È cambiato sotto l'aspetto mentale, perché si vive l'entusiasmo della città, giustamente, però quando si vive troppo entusiasmo poi devi essere forte
a mantenere l'urto dell'entusiasmo, perché l'entusiasmo ti dà, ma ti può anche togliere. E quindi io questa settimana ho lavorato solamente su questo, cercando di fargli, di lavorare molto sulla testa, anche, l'ho anche troppo bastonati, perché io sono maniacale sotto questo aspetto. E fin quando non abbiamo la matematica, dobbiamo pensare che non è finita assolutamente. E quindi il più grande lavoro mio di questa settimana è stato solo mentale. E oggi ho avuto una grande risposta, perché mantenere l'attenzione in questo momento così importante significa il sintomo di veramente di forza di gruppo, di squadra. Sembrava una prestazione Davide contro Golia, alla fine non è stato così. Abbiamo espresso un'ottima prestazione sotto il punto di vista del coraggio. A parte i primi 12-13 minuti che avevamo tipo il freno a mano tirato, però tutto sommato la prestazione è stata più che positiva. Io penso che l'atteggiamento è stato molto incoraggiante e avremo le ultime quattro finali che determineranno insomma il nostro futuro. Quello che mi è piaciuto è che nonostante tutto le nostre occasioni le abbiamo avute, abbiamo palleggiato bene, insomma mi è piaciuto il coraggio dei ragazzi nonostante abbia una squadra giovanissima, sono entrati col piglio giusto, a parte ecco i primi 13 minuti perché insomma sono ragazzi quindi magari lo stadio, tutto il contorno hanno avuto un po' di timore iniziale, però poi si sono sbloccati e credo che abbiano fatto veramente un'ottima prestazione. Mi dispiace per l'episodio finale, ma non sto qui a recriminare perché non ha importanza secondo me. Però magari ci poteva stare anche un calcio di rigore, questo non lo so, però ecco, mi è piaciuto perché abbiamo creato anche le nostre palle gol. Devo fare un plauso a tutti quanti, anche Cerretta che purtroppo ha rimediato l'espulsione. Ho visto il ragazzo quasi in lacrime, questo significa che c'è un attaccamento alla maglia e hanno capito l'importanza di salvare la categoria. L'obiettivo, insomma, che abbiamo è che non possiamo fallire. Complimenti comunque all'Aquila, complimenti al presidente, al mister, che hanno fatto un grandissimo percorso, non facile, che quando si inizia dall'inizio una nuova avventura è sempre un po' complicato. Invece, complimenti perché hanno tenuto botta anche nei momenti difficili. Quindi questo è il mio complimento data l'amicizia che ho col presidente, col mister e con tanti giocatori dell'Aquila. Quindi complimenti.